facile venire qui e dominare. Noi sapevamo che la partita, come avevo detto ieri, era tosta. Ho talmente un gruppo di ragazzi fantastici che nelle difficoltà si esaltano e quindi sono stati bravi. Non abbiamo preso neanche un tiro in porta, abbiamo chiuso tutti gli spazi, li abbiamo fatti soffrire e poi quando ci capitano una o due occasioni noi siamo cinici, bravi su questo. Quindi chi è entrato dalla panchina oggi è stato veramente bravo e quindi io ho detto che il mio gruppo, faccio fatica a paragonarlo a un altro perché è un gruppo fantastico. Quando dicevate Marconi, no, oggi è entrato Marconi, ha fatto una partita stupenda, è entrato Mazzocchi, ha fatto bene, Siega ha fatto bene. Faccio delle scelte temporanee, però c'è una disponibilità di questi ragazzi e quando li vedo con oggi che hanno finito la partita con il sorriso sulle labbra, con gli occhi veramente con le lacrime, mi fa piacere perché vuol dire che capiscono che la sofferenza porta punti. Noi oggi siamo a 32 punti, vorrei sapere che si immaginava che su Tirolo oggi è a 32 punti. No, piedi per terra, abbiamo un'altra partita, dobbiamo fare altri 14-15 punti per salvarci, il nostro obiettivo è la salvezza, poi quando arriveremo a qualche cosa io non mi ritirerò indietro, ma il nostro obiettivo, io devo mantenere il Sud Tirolo in Serie B, prima ci arrivo o meno così sprecherò qualche problema mio a livello fisico e quindi credo che oggi abbiamo disputato una signora partita, non spettacolare. Ma se questo è il calcio di adesso, cioè grande organizzazione, ripartenza, cinismo, basta col fatto di possessi palla, destra, sinistra, non conta niente, conta solo l'efficacia, la disposizione di un gruppo che non lo cambierebbe. L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, il 28 agosto ho detto questo gruppo ha dei valori umani, importanti e tecnici, che anche oggi ho visto delle cose fatte bene, cioè Zara è stato veramente superlativo. Sembrava un giocatore di alta tecnica nella palla, portava a palla di 30 metri. Quindi, bravi a tutti, complimenti specialmente a chi è entrato dalla panchina. Oggi abbiamo cambiato tre sistemi di gioco. Cosa vuol dire? Che quando proviamo in allenamento questi sono bravi e recepiscono. Quando io chiamo, loro rispondono. Bravi. Noi siamo passati dal 4-4-2 al 3-5-2 al 4-3-1-1 con un esterno per coprire il buco loro. Quindi bravi tutti, perché veramente non è facile cambiare tre sistemi di gioco in una partita senza perdere la loro identità e il loro equilibrio. Quindi io non riesco più a fare dei complimenti. Adesso mi chiedono i giorni di lavoro, di riposo, ma non glieli do. Quindi lunedì li aspetto a lavorare. E quindi ricominciamo con questa cosa. Ieri vi avevo detto che cambiavo due o tre pedine, no? Cambiate una rispetto a ieri? Una? Io ho schiazzato su una? Una. Perché ho visto due o tre partite durante la notte e ho cercato di mettere quelli che pensavo che in quella partita lì potessero rendere meglio per il Sud Tirolo. Poi col Modena ho toppato, con l'altra partita ho toppato. Ho questi ragazzi da catturare. Era un 4-4-2 mascherato, cioè tenevo stretto i tre centrali e allargavo un po' Siega e Celli. Questo era un po' quello che avevamo preparato. Poi quando ho visto che siamo cominciati ad andare in difficoltà, ho messo Fiordalino per fare un 4-3, perché loro sono passati a 4-4-2, 4-3, non mi ricordo. Ho cercato di chiudere un loro punto di riferimento e ho cercato di alzare le mezzale. È andata bene, ha fatto col tight. Sono contentissimo perché è un ragazzo che se lo merita. Lui per il Sud Tirolo si butterebbe nel fuoco, quindi sono contento. E poi è stato bravissimo Marconi, quando è entrato gli ha dato il cambio a Odogu, è stato veramente bravo a tenere palla su, sembra 12 palle, ne ha persa solo una. E questo penso che sia un premio a lui, che io non l'ho bocciato, faccio delle scelte, mi dispiace. Poi se gioca così avrà spazio, eh. Classifica, guarda, sinceramente la guardo poco, guardo partita per partita, so che domenica affronteremo la seconda perché mi sembra che abbia vinto, giusto? 2-1.
e quindi ci sarà una partita bella, un grande spettacolo al nostro stadio. Oggi bisogna ringraziare anche, mi ero dimenticato, i nostri tifosi, perché sono venuti numerosi, perché così sentire il calore così in uno stadio importante come Venezia è importante. Penso che si identificano in questi ragazzi e alla fine sono andati a raccogliere gli applausi perché sono meritati. Quindi domenica guardiamo, io 12 punti, 8, non guardo partita. Ho detto ai ragazzi che abbiamo adesso 17 finali, guardiamo quante squadre in queste 17 partite, io vi ho detto 19, riusciamo a metterle dietro. Adesso ne abbiamo messe dietro quasi tutte perché nei primi due abbiamo fatto 6 punti, io ho fatto un'altra classifica nel girone di ritorno. Voglio mettere nel giorno di ritorno 5 dietro. Quando metterò 5 dietro nel giorno di ritorno sono a posto. Grazie. Nel tiro. Mi dà soddisfazione perché è un ragazzo che secondo me meriterebbe il mondo, è uno che per il suo tiro si butta nel fuoco, è uno che molte volte mette a repentaglio la propria prestazione per esaltare la prestazione del suo tiro, quindi sono contento che ogni tanto vada alla ribalta, credo che poi ultimamente sia la ribalta come degli altri. La grande applicazione è dall'allenamento, noi quando siamo stati fermi un quarto d'ora, adesso non so, mi ricordo mezz'ora, un quarto d'ora, per noi non ha cambiato niente, perché noi in allenamento facciamo 2 ore di allenamento, quindi noi abbiamo una concentrazione che va oltre l'ora e mezza, quindi io lo sapevo che i miei ragazzi erano concentrati, perché in allenamento gli chiedo, fino a un minuto prima scherziamo, ridiamo, quando entriamo in campo dico voglio 2 ore, 1 ora e 50, 1 ora e 40, 1 ora e 30, dico massima concentrazione, perché poi la riportiamo in campo. E oggi si è visto, cioè i tre difensori o 4 difensori, Celli, Curto, Zarro e Masiello, non hanno sbagliato una virgola, cioè mi sembrava una difesa spettacolare, e quando c'è queste difese qui è importante, quindi porti a casa dei risultati giusti, perché secondo me la vittoria è giusta, è vero che hanno avuto il possesso male, ma mi dite quante parate ha fatto il nostro portiere? 0. Quanti tiri? 0. Il possesso palla a me non mi interessa, io credo nell'efficacia. Posto, grazie. Le chiavi della macchina.